io nelle grosse manifestazioni, perciò è uno specialista di questo. Ecco qui Grail e Ziraldo. Ed eccoli qua, i nostri protagonisti invece. Solo per chiarire un po' quello che è stato il punteggio, Papak alla fine vincerà su Kosir, per lui 39 su 47 contro i 35 su 46 dello sloveno Kosir. E noi siamo passati appunto a quella che è la più bella sfida, che poi anche rivedremo ai mondiali di Nizza, quella tra Ziraldo e il francese Sébastien Grail, il detentore del record del mondo. Vedrete con quale precisione giocherà Sébastien Grail e con quali capacità, con quale possibilità gli riuscirà a rispondere il nostro Marco Ziraldo. In questo momento sono tutti e due che hanno il record a 49, Ziraldo 49 su 52 e Grail 49 su 51. Cioè in questo momento sono i due detentori del record del mondo. Mettevi in evidenza prima, fuori dalla diretta, la differenza di stile nella corsa, sì, e nell'arrivo alla boccia dei due giocatori. Sì, qui c'è da fare un lungo discorso. Questa disciplina è nata quando dall'Italia, Francia, chiaramente, però i transalpini hanno sperimentato facendo la corsa in senso antirotatorio di continuo, cioè mai l'avanti e indietro. Uh-huh. E poi noi siamo, per cercare di raggiungerli, perché c'erano sempre un pochettino davanti, Ziraldo specialmente ha inventato l'andata e il ritorno. E i francesi all'inizio l'hanno contestata e poi l'hanno copiata, e l'hanno copiata bene, perché adesso noi dovremmo migliorarci un tantino, perché se fate attenzione, quando Ziraldo prende la boccia si allunga, perciò carica molto sulla gamba, sul polpaccio, sulla coscia per prendere la boccia. Ecco, questo è proprio, ecco, quel movimento, ed è fermo, mentre i francesi sono arrivati a fare il cambio attaccato al portaboccia con dei piccoli saltini, piccole cose, ecco, in modo che è più elastico e più snella la ripartenza. C'è una caratteristica anche di Ziraldo che sembra talvolta, lo vedremo anche nella prossima settimana nel ricordo dell'incontro di Nizza, sembra che sia in crisi, sia più stanco del giocatore avversario, invece però la sua precisione non viene meno. No, ma poi è un modo che ha Marco di correre, è così, non è che lo si può cambiare. Lui arriva, sembra sempre distrutto, in realtà dopo 10 minuti ripete la prova tranquillamente e va su quei livelli. Qui ha dovuto fare la staffetta facendo dei record e sta correndo di nuovo adesso. E purtroppo una cosa che si può anche togliere, perché tecnicamente a vedere sembra che il nostro atleta sia stanco, sia cotto, mentre il francese sia... Sébastien invece è perfettissimo, sì, veramente nella corsa, è veramente nello stile. Bello nel vederlo correre. Poi che alza molto la boccia, perciò fatica anche di meno a lanciarla, anche se il gesto atletico di Marco, anche qui non c'è molto forza fisica, niente, ma addirittura accompagna la corsa nel lanciare di sopramano la boccia. E vedete la precisione incredibile di entrambi i giocatori, e in particolar modo di questo francese, di questa promessa francese ormai diventata una certezza del panorama boccistico sia francese che internazionale. Sì, perché se non sbaglio in questa prova Grail farà il nuovo record del mondo. Lo anticipiamo subito, farà il record del mondo con 50 bocciate centrate su 52. Percentuali altissime. Per il nostro Ziraldo, se possiamo dire solo 46 bocciate su 50 bocce tirate effettivamente. Sì, Ziraldo poi quest'anno ha fatto un'annata eccezionale, perché in tutto il campionato, in tutti gli incontri internazionali ha sempre gareggiato sul 46, 47, 48, perciò ha fatto un'annata eccezionale. Poi lo vedremo all'ultima boccia, quando addirittura il record poteva diventare di 51 su 52, il francese Grail sbaglierà proprio l'ultima boccia a fil di sirena. Sì, a quel punto aveva vinto, lui si è preoccupato più di controllare Ziraldo che non guardare il bersaglio finale. Molto... C'è questa possibilità dei giocatori di riuscire anche a controllare il giocatore avversario mentre loro stanno tirando la boccia? Sì, durante la corsa, in questo periodo, ecco, lì in quel momento è un momento di, se lo possiamo chiamare, di rilassamento, e in quello si può alzare lo sguardo, si guarda sul tabellone elettronico, ci sono i punteggi e c'è questa possibilità.
Ma di fronte abbiamo l'orologio, ma ci saranno anche di fronte, cioè si possono controllare. Ecco, quello che abbiamo detto prima... Eccola qua, l'avete vista? Sì. L'avete vista proprio, la bocciata finale che poteva essere addirittura il 51esimo punto su 52, in ogni caso è sempre record del mondo con 50 su 52 per il francese Sébastien.